Buongiorno a tutti, buona domenica, ben trovata ad Enrica Perucchietti con me, ciao. Ciao, ciao, buona domenica. Allora, sembra che il gossip la faccia da padrone, oramai c'è questo punto di svolta, o forse bisognerebbe dire di non ritorno. Ci siamo occupati tantissimo di tematiche estremamente importanti, attuali, che hanno a che fare con il nostro futuro. Poi improvvisamente siamo entrati nel filone Puff Daddy, gossip, cantanti, artisti e è stato un successo clamoroso. Io lo devo dire, insomma, ci sono dei dati che parlano chiaramente. Ora, il fenomeno comunque va avanti e si accresce un po' come se fosse uno tsunami e quindi diventa, monta sempre di più, diventa sempre più grande. Adesso quello scandalo che aveva iniziato ad intaccare il patrimonio, ma anche la professionalità di Puff Daddy, diventa uno scandalo che colpisce tutti gli altri, per esempio Kanye West, che è stato un suo collaboratore. Anche lì ci sono tantissime cose da dire. Da dove vuoi partire, Enrica? Dal fatto che, come avevamo anticipato, lo scandalo di Puff Daddy è un'apertura, un aprire il vaso di Pandora che sta travolgendo come un'onda Hollywood e il mondo della musica e nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, a maggior ragione poi in primavera quando inizierà il processo. Questo scandalo coinvolgerà molti altri tra suoi amici e appunto collaboratori. Kanye West è un personaggio sicuramente oltre che istrionico, oltre misura, da sempre, insomma, ci ha abituato a insomma, delle uscite particolari, un po' anche trincerandosi dietro la sua bipolarità. Si era candidato anche, no? Voleva candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti. Ci ha abituato anche a essere sempre sulla bocca delle persone per i gossip, prima per il matrimonio con Kim Kardashian, molto discusso, adesso per il matrimonio con l'architetto Bianca Censori, che va sempre in giro praticamente nuda, e anche lì tutta una serie di esami, soprattutto i suoi fan sono preoccupati dal fatto che possa essere manipolata. Sono anche insomma nate, si sono diffuse tutta una serie anche lì di teorie del complotto. Fatto sta che Kanye West, amico e collaboratore di Puff Daddy, è stato adesso accusato. In realtà era già stato accusato, ma adesso sono tornate più forti che mai le accuse di molestie, di stupro da parte della sua ex collaboratrice Lauren Pisciotta e invece dell'artista Nicky Eaton. Le accuse di Pisciotta poi sono molto insomma, circostanziate e molto gravi, porta anche tutta una serie di screenshot, di prove, però poi insomma, vedremo effettivamente se sono attendibili oppure no, e parla anche di molestie, di addirittura violenze che sarebbero avvenute all'interno dei white parties di Puff Daddy, dove sarebbe stata drogata e poi anche stuprata da Kanye West. E ribadisco, è proprio un aprire il vaso di Pandora. Ora, dubito fortemente che poi tutti insomma, i personaggi che ruotavano attorno a questa cloaca non sapessero nulla, qualora poi ovviamente questi crimini venissero accertati, ed è evidentemente solo la punta dell'iceberg, un iceberg che è proprio l'iceberg della cloaca, ecco, deve essere assolutamente chiaro. Guarda, ti dirò che per certi aspetti in questi nostri appuntamenti un po' mi mancano nell'ordine Klaus Schwab, Un pochino, Bill Gates no, no, beh, aspetta, e parliamone, perché lui era anche amico Elon di Musk. Epstein, quindi forse Schwab me lo vedo già meno andare a mignotte, però Gates Sì. invece, sai che poi, no, ma scusatemi, cioè Bill Gates, la moglie, quando ha divorziato, no, cioè se proprio si è tirata fuori un po' di sassolini dalla scarpa, che mi sa che ne aveva un po' tanti nello stivale delle 20.000 leghe, e si era detta, insomma, più che scandalizzata, insomma, non le piaceva l'amicizia tra il marito e Epstein. So che i media hanno cercato di minimizzare, lui ha cercato di minimizzare, ma fatto sta che, insomma, non è che proprio fosse amico del santo missionario o altro, no, ma di Bill Gates, di Epstein. Poi
viene fuori che i suoi collaboratori non lo lasciavano mai da solo con una dipendente, una stagista, perché evidentemente poi questo ci provava, cioè tempo zero e scattava, iniziava a fare il piaccione, no? Quindi anche questo come personaggio che sembra il nerd lì inoffensivo, che è stato anche dipinto, adesso non mi ricordo più su quale testata, come il Boy Scout d'oro, no? Cioè c'è tutta stata questa iconografia che ce lo hanno ritratto vicino alla santità, e poi vedi che sono questi personaggi poi amici di Epstein, fanno tutti parte di quel giro lì. Però quasi Sì. quasi un po' Schwab mi manca, perché qua a rimestare nel torbido, Hai capito? C'è l'altro anche che ci manca molto, Elon Musk. beh, Ilono, beh, cioè, ma Ilono sempre, Ilono Muschio, Elon è nel mio Sempre, cuore. sempre nei nostri cuori. Detto Chiaro. questo, però, naturalmente queste persone sono tutte quante in linea con uno schema da seguire, no? Quindi anche qui questi festini e poi le sostanze stupefacenti e poi quel piccolo aiutino perché sessualmente, insomma, poi alla fine uno se c'ha anche una vita così tanto intensa ha bisogno. Molestie, violenze, sono delle modalità che anche nei video precedenti qualcuno diceva: vabbè, ma ci stupiamo? Abbiamo già visto, abbiamo già sentito, sono cose vecchie, quindi che cosa ci dite di nuovo? Sostanzialmente il mondo in alcune parti e per alcuni settori va così da parecchio tempo. Ma probabilmente è sempre anche andato così, perché ne parlavo già forse nel primo video, no? Hollywood Babilonia, i volumi famosi ti ritraggono lo stesso schifo che c'era a Hollywood a partire dagli anni 30, 40, 50, quindi lì magari c'era una patina più di politicamente corretto, una cornice diversa, dove la provocazione, i crimini sessuali e le molestie venivano nascosti sotto il tappeto, quindi ci sono sempre state. Ma il fatto comunque di denunciare quando vengono a galla questi crimini è importantissimo, perché si devono cercare di estirpare, si deve anche cercare di modificare l'idea che per raggiungere il successo si debba per forza sottostare a compromessi o a molestie. Tutti questi personaggi non possono continuare ad agire indisturbati per decenni, per 30 anni, nonostante le denunce. E quindi bisogna veramente cercare di tagliare la testa al leader. Poi ne nasceranno tante altre di teste, e andiamo a tagliare tutte le teste che continueranno a nascere all'infinito, finché qualcosa comunque non si smuoverà a livello anche di coscienza. Perché se poi tutte le donne, tutte le vittime, oltre a fare anche più attenzione, ne parlavamo già con te sulla questione pedofilia a Hollywood, ma denunciassero subito, non dopo 20 anni, e soprattutto se si abbattesse quella cappa di omertà che esiste, come quando, e anche qua ne parlavamo con te, certi registi hanno continuato a lavorare con Weinstein ben sapendo che cosa accadeva con certe attrici, perché magari erano pure le loro fidanzate, non faccio nomi, le abbiamo già fatti, e capisci che è tutto questo sistema che deve essere rivoltato come un calzino, che è disgustoso, ed è ancora più disgustoso e aggravato quando colpisce i bambini. I minorenni che non vanno neanche a cercare il successo, una carriera, ma magari sono i genitori che li spingono, che vengono semplicemente offerti al Moloch come dei sacrifici umani. Quindi tutto questo sistema è da distruggere, e distruggere perché poi coinvolge non soltanto il gota dello spettacolo, musica, Hollywood, ma anche il mondo della finanza, il mondo della politica. Quindi bisogna parlarne. Certo che non deve diventare mera morbosità e gossip, ci mancherebbe altro, ma sono tantissime le informazioni che noi non abbiamo ancora appurato, per esempio del caso Epstein. Effettivamente poi Epstein era legato all'intelligence, era legato al Mossad. Quando l'ex procuratore Acosta raccontò di aver patteggiato una pena di 13 mesi perché gli avevano detto che Epstein era legato appunto all'intelligence, era vero o l'aveva detto semplicemente per giustificarsi? Cioè ci sono tantissimi punti che sono importantissimi, perché se un personaggio del genere, che aveva pure il passaporto falso saudito, era pure legato all'intelligence, lì ci sono dei giri che
ovvio, probabilmente non scopriremo mai o scopriremo tra 30 anni, ma che sono invece fondamentali, fondamentali perché non so, dovremmo vivere in democrazie mascherate dove poi dietro la facciata appunto democratica e politicamente corretta vengono i peggiori crimini, ribadisco, a maggior ragione quando poi si ripercuotono non solo sulle donne ma anche sui bambini. Ma certo, anche perché poi queste cose fanno il paio con le ideologie alle quali la politica ci vuole abituare. Allora, facendo un salto, arriviamo per esempio nel nostro paese, dove ci sono appunto le starlette di casa nostra, giovanissime. Io faccio un nome su tutti, quello della Angelina Mango, quindi la figlia del cantante Pino Mango, che qualcuno dice ma questo si rivolta nella tomba perché la figlia ha completamente cannato il mestiere di cantante. Ora, l'ideologia vuole determinate cose, la ragazza si deve svestire, deve comunicare i suoi messaggi con i colori dell'arcobaleno, deve mostrarsi in un certo modo, provocante, aggressiva, ma si segue sempre lo stesso copione, no? Alla faccia della body positivity. Esatto. Certo, il copione è sempre lo stesso, ma anche qua il problema è che poi c'è il pubblico che asseconda queste dinamiche, cioè il fatto che a partire dal Club Disney venissero prese queste ragazzine, bambine, preadolescenti, Britney Spears, Christina Aguilera, Miley Cyrus, tutte queste qua, ma anche ragazzini, Justin Timberlake, tutti questi qua, no? Sì. Venissero offerti come modelli di riferimento ai bambini attraverso le serie TV, Ariana Grande, tutti questi qua, no? I bambini crescevano con questi modelli di riferimento, poi arrivati alla adolescenza un po' inoltrata c'era questo cambio di registro in cui si trasformavano, venivano trasformati in troioni da combattimento e i maschietti in supermodelli da dissolutezza, droga, acidi e tutto il resto, e quindi automaticamente i ragazzini che saranno abituati a crescere con questi modelli di riferimento si trovavano una Cyrus che ti faceva gli spettacoli non soltanto nuda sulla palla, quella per demolire. Esatto, sì. Da demolizione, ma gli spettacoli sul palco con dei falli di plastica, robe delle robe comunque disgustose, che poi dico cosa c'entra con la musica, con la provocazione non è questa, cioè, anzi oggi sarebbe vera provocazione sarebbe stare fermo sul palco col cappotto a cantare, esatto. No? Cioè completamente vestiti o col pigiama, guarda il pigiama con i pinguini, massima provocazione, non è quella di andare vestito da donna con reggicalze come Damiano, ex Maneskin o Achille Lauro, la vera provocazione sarebbe che vai con la mollettona nei capelli, il pigiama con i pinguini, ma canti da Dio e boom, quindi il fatto che ci sia questa dinamica che ormai ben conosciamo tutti, che però venga secondata perché non può sfondare la donna a meno che non sia poi discinta, non sia rifatta, non sia sempre mezza nuda. Anche per esempio il caso di Lady Gaga. Lady Gaga ci ha smaronato le palle fin dall'inizio dicendo ah mi hanno bullizzato, mi continuavano a dire di far cantare le mie canzoni ad altre che erano più belle, ma io ce l'ho fatta da sola. Vabbè, ce l'ho fatta da sola per modo di dire. Verissimo, però è un'altra che si è completamente stravolta, che comunque ha dovuto utilizzare gli eccessi, la provocazione, essere sempre nuda, rifarsi dalla testa ai piedi, perché la faccia non è più quella di una volta, per riuscire a blindarsi, a mantenere la posizione, anzi a conquistare il successo. Quindi adesso non stiamo a parlare, no? Lei che faceva le canzoni per i suoi piccoli monsters e tutto il resto, questo messaggio di body positivity, se poi la stessa Christina Aguilera che cantava I'm Beautiful, che poi si è rifatta da capo a piedi, no? Cioè, di che cosa stiamo parlando? Questo è proprio il regno dell'ipocrisia. Il problema è che poi ci sono le persone che assecondano queste uscite ipocrite, così come quando è stato arrestato Puff Daddy, che le sue canzoni
sono schizzate su nelle classifiche di Spotify. Ora restano uno per traffico di esseri umani, violenze, cioè veramente di tutto. Ci sono pure i bambini in mezzo e tu ti vai a scaricare le canzoni su Spotify. Ma qual è il problema? Evidentemente, però, c'è un problema e un disagio collettivo, e qua bisognerebbe anche un po' lavorare. Eh sì, assolutamente. E tra l'altro, visto che abbiamo ritirato di nuovo in ballo Puff Daddy e la sua corte, con Beyoncé e Jay-Z, che insomma anche loro, fanno parlare in queste ore, anche perché hanno avuto una caduta, a schianto dei followers, e meno male, qualcuno potrebbe anche dire. Detto questo, però, erano gli stessi che facevano foto con no, l'occhio, la piramide, la farfalla. Allora io mi chiedo, a che cosa serve il simbolismo? A che cosa serve utilizzare una certa modalità, no, che richiama la massoneria, che può richiamare determinati ordini, elite globaliste e quant'altro? Cioè, perché lo si fa, secondo te? Allora, da un lato bisogna distinguere, poi magari facciamo una puntata dedicata, nel senso che ci sono stati, soprattutto in passato, personaggi che hanno rivendicato l'affiliazione a certi gruppi, movimenti esoterici, occulti, magici, perché c'era questa affiliazione, questo legame. Così come un cattolico può andare in giro con so, la catenina con la croce, così questi vanno in giro con i loro simboli, no? Le loro simbologie. C'è quindi un rivendicare e lasciarne una traccia nei testi, nei videoclip, negli spettacoli. Questo fenomeno, che era molto forte soprattutto negli anni 50, 60, soprattutto poi 60 e 70, si è secondo me modificato, a parte alcune nicchie, alcuni personaggi, alcuni artisti, Marilyn Manson, Metal e altri, è diventato marketing. Dalla fine degli anni 90 in poi, e quindi ci siamo poi ritrovati con personaggi come Jay-Z, Beyoncé, anche Rihanna, Lady Gaga, Katy Perry e tanti altri ancora, giocare volutamente per anche vendere, perché poi alla fine si è creato il mito degli Illuminati, che questi poi siano affiliati o no, forse anche poco importa, inseriscono volutamente all'interno, soprattutto poi dei videoclip, dei riferimenti, perché sanno che così si creano il mito e l'ambiguità e vendono. Poi ci saranno anche tra di loro, penso veramente pochi rispetto al passato, di personaggi consapevoli che fanno parte di certi giri, che di nuovo per rivendicare questo tipo di affiliazione te lo devono mettere nero su bianco, perché lo stanno comunicando e perché in realtà certe cose vengono fatte molto più alla luce del sole di quello che crediamo, e questa non è paranoia assolutamente. Poi un personaggio come Jay-Z ha anche messo su la sua linea di magliette, cappelline e tutto il resto dedicate a un personaggio come Aleister Crowley, quindi insomma, poi vedi che però il fatto di mettere su poi delle magliette particolari vuol dire anche poi strumentalizzare il tutto, commercializzarlo e venderlo. E qua il legame tra il marketing e la vera affiliazione sfumano e diventa un po' più difficile capire quali sono i personaggi realmente coinvolti e quale no. È ovvio, a mio dire, che personaggi veramente giovanissimi, da una Miley Cyrus a un'Ariana Grande, proprio all'inizio della loro carriera, quando hanno subito questi mutamenti, Taylor Momsen, questi, e le vedevi in giro con tutta una serie di simboli, probabilmente erano state indotte, cioè erano dei fenomeni creati a tavolino perché erano anche troppo giovani per capire che cosa stessero facendo. Altri personaggi più complessi, come per esempio Lady Gaga, volutamente inseriscono certi riferimenti. Lady Gaga è vicina anche alla Marina Abramovic, cioè c'è comunque un condividere un certo tipo di ambiente, quindi un certo tipo di messaggio che poi traspare anche nelle canzoni e nei videoclip, negli spettacoli e tutto il resto. Però bisogna un po' distinguere quando è puro marketing e quando invece c'è anche, insomma, la ciccia.
Ecco, e su questo argomento, come hai giustamente sottolineato tu, torneremo proprio perché ci sono tanti particolari da dover discutere. Grazie Federica Perucchietti intanto per essere stata con noi, con me, in questo appuntamento domenicale. Ci ritroviamo la prossima settimana. Ciao! Buona domenica a tutti! Fabbrica della comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per non perderti le novità. Segui le interviste video sul sito, anche su Telegram, e gli speciali in podcast su Spotify. Sostieni Fabbrica della comunicazione. Insieme possiamo costruire un mondo migliore.